Salve a tutti crashari e benvenuti in questo nuovo video. Io, come sempre, sono DaniQ94 del Crash Bandicoot Zone. Le sitcom. Chi di voi non ne ha mai vista almeno una nella vita? Siamo stati abituati, anche tramite i canali TV italiani, a vedere nei pomeriggi sitcom come How I Met Your Mother, Friends, Tutto in Famiglia, Still Standing, insomma, un bel po', eh? E anche quelli citati non è che siano tra i meno apprezzati, anzi, molto probabilmente sono quelli più famosi. Ma sapevate che ad un certo punto nella vita del franchise di Crash Bandicoot c'era davvero il rischio di avere una sitcom con Crash? Non con il Crash dei videogiochi, ma con il Crash mascotte. Beh, se questa informazione vi ha stupito, iscrivetevi al canale per scoprire altre curiosità sul franchise di Crash Bandicoot. Ma continuiamo. Uno dei più grandi desideri dei fan di Crash è quello di avere una serie animata sul loro beniamino arancione. Abbiamo avuto sempre rumor di ogni tipo, compreso anche lo sfortunatissimo cartone cancellato su Amazon. Ma questa volta abbiamo più di semplici voci di corridoio. Infatti abbiamo delle dichiarazioni su uno show pensato, ma mai nato, direttamente da Grant Moran, scrittore alla Universal incaricato di portare Crash sul piccolo schermo alla fine degli anni 90. Ma andiamo con ordine. Il buon Jump Button, membro famosissimo della fanbase internazionale di Crash Bandicoot, nonché ponte tra sviluppatori di quasi tutte le ere e fan, ci riporta un trafiletto di un'intervista che ha condotto con Moran. Negli ultimi anni del 90, Universal esplorò l'idea di una serie TV su Crash Bandicoot. Questo è quello che Grant Moran, scrittore che Universal ingaggiò per sviluppare il progetto, mi disse nel lontano novembre 2015. Da qui in poi le dichiarazioni saranno letteralmente di Moran. Il progetto non è mai stato realizzato. Era negli anni 90, all'apice del fenomeno Crash, e la Universal aveva una sorta di relazione con Naughty Dog, se ben ricordo. Comunque, mi hanno assunto per svilupparne un concept e per portarlo in una serie. All'epoca mi piacevano le pubblicità del gioco, con l'attore nel grande costume di Crash. Qualcosa di surreale a questo proposito che pensavo avesse catturato lo spirito anarchico del personaggio. Quindi è andata così. Live action, non animazione. Jump Button poi conclude. Questa idea è andata fino alla quasi realizzazione, senza mai superare il passo successivo. In pratica avremmo avuto una serie TV con Crash Mascotte come protagonista, in un modo molto simile, probabilmente, a King Koopa Kool's Cartoon, ovvero uno spettacolo televisivo americano con il target per bambini, giustamente, trasmesso nel sud della California durante l'autunno del 1989. Questo spettacolo era stato prodotto da Dick Entertainment in associazione con Fox Television Studios. Proprio per questo, infatti, il pupazzone, il make-up di King Koopa, che ricordiamoci dovrebbe essere Bowser di Super Mario, era nel design di Super Mario Bros. Super Show, il famosissimo cartone della Dick Studios. Con tutta probabilità, quindi, avremmo avuto un ambiente live action, come una sitcom appunto, in cui il Crash mascotte avrebbe interagito con vari personaggi, molto probabilmente fatto anche alcune domande ai fan più giovani, come nello show di King Koopa, e chissà che altro. Purtroppo di queste disavventure del Crash mascotte non ne abbiamo più avuto traccia. Prima o poi, un giorno, Jump Button e anche il signor Moran diranno qualcosa di più. Ma fino ad allora possiamo soltanto immaginare che cosa avremmo potuto vedere in questo show TV. Bene crashari, anche per oggi questo breve video finisce qui. Come sempre potete trovare me e tutti gli altri del Crash Bandicoot Zone nei link che state vedendo qui sotto, in sovraimpressione, in questo momento. Abbiamo il forum ufficiale, il sito contenitore di notizie, una enciclopedia quotidianamente aggiornata sulla serie di Crash Bandicoot. Abbiamo una pagina Facebook, una pagina Instagram, una pagina Twitter, TikTok. Abbiamo anche un canale Telegram. Decidete voi dove andare per entrare a far parte della community più vecchia e più longeva di Crash Bandicoot in Italia. Noi ci rivediamo ad un prossimo video, crashari, statemi bene e come sempre, viva Crash Bandicoot! Io adesso immagino scene ricorrenti in questa sitcom show TV in cui c'era questa vecchietta, no? Che colpiva Crash di continuo con la borsa e Crash mascotte che diceva: Booyah, Grandma! Booyah! Booyah, Grandma! Booyah!